Ciao! Allora, sono appena tornata da Conad, vi faccio vedere la piccola spesa che ho fatto. C'erano un sacco di offerte e ho speso 20 euro. Lattuga romana, 49 centesimi. Di alcuni prodotti ricordi i prezzi, di altri no. Comunque. Questi pomodorini 82 centesimi. Poi ho preso una cassa di acqua Lete, l'ho pagata mi pare 1,40 euro, e questa acqua naturale sempre 1,40 euro. Poi le carote 89 centesimi. Come vedete, sono parecchi acquisti con marchio Conad. 6 uova fresche, 99 centesimi. Poi ho preso le piadine. Queste sono integrali e questi tradizionali. Costavano 1 euro. Non erano in offerta, già con i prezzi, insomma, fissi. Un cake, 89 centesimi. Poi da frigo ho preso, da congelatore, i Maxi Bon che era in offerta, 2,99 euro. La prima volta che li prendo, sono con mix di cereali e cioccolato bianco. Cetrioli, 81 centesimi. Poi questi due yogurtini di Müller al caramello salato più anacardi croccanti, erano in offerta a 45 centesimi. Poi ho preso un etto di speck da mettere nelle piadine e due etti di prosciutto cotto galbani. Era in offerta. Poi un pacco di panini freschi, 70 centesimi. Un litro di latte parzialmente scremato, era in offerta a 60 centesimi, della Granarolo. Il caffè, io con questo mi trovo benissimo, a marchio Conad, esce un caffè meraviglioso, 1,50 euro, e non era in offerta, il prezzo fisso. Poi da mettere sempre nella piadina, ho preso la stracciatella fresca e mi pare 1,99 euro. Frollini, sarebbero le gallette, 99 centesimi. E poi ho voluto prendere questi che sono uguali ai nascondini del Mulino Bianco, pagati 1,20 euro se non sbaglio. Poi c'era in offerta questo dentifricio, 80 centesimi. Poi questa birra, la Guinness, 1,30 euro in offerta. Poi questo detersivo per i pavimenti, che è ottimo, in offerta ad 1 euro. E poi un'offerta ottima, questo ammorbidente della Coccolino, che io ve lo consiglio, aria di primavera. Tra l'altro io utilizzo questo piccolino di solito, quello concentrato, però ho voluto provare anche questo. Era in offerta a 2,40 euro ed è la confezione da 2 litri. Quindi questa è la mia spesa. Grazie a voi per la visione, alla prossima!